La tappa di Nazareth occupò quasi tutta la vita di Cristo, ad eccezione degli anni passati in Egitto e i 3 anni della vita pubblica. Gesù aveva bisogno di diventare un uomo adulto per poter iniziare a percorrere Israele predicando il suo messaggio e facendo miracoli. Inoltre ci ha aiutato a capire che l'importante non è solo quello che si fa, ma perché e come si fa. Il Gesù dei bei discorsi e delle parabole ci tocca il cuore, ma ancor di più ci riesce il Gesù della croce. Però il Gesù che lavorava con suo padre nella sua falegnameria o che aiutava sua madre nelle faccende domestiche è più vicino a noi di quanto pensassimo, più vicino alla nostra realtà quotidiana. Santa Teresa d'Avila diceva che Dio si trova anche tra le pentole. Ciò significa che si può diventare santi facendo il bene e per amore alle cose che rappresentano i tuoi doveri nella vita. La santità non è altro che fare in ogni momento la volontà di Dio e bisogna farla come ringraziamento verso di Lui. Quindi il proposito di questa settimana è ringraziare Dio per il suo esempio di umiltà, per aver trascorso tanti anni come un uomo normale, passando inosservato, e fare quello che dobbiamo fare, e cioè compiere i nostri doveri sociali, professionali o familiari, nel miglior modo possibile per amore di Dio, sapendo che in questo modo diventiamo santi.